Siamo nella zona Termarium, alle nostre spalle vediamo anche tantissime ragazze e ragazzi, mi permetto simpaticamente di chiamarli così, che stanno facendo ginnastica, acqua gym in piscina, correggimi. Che cos'è questa attività e perché voi siete molto impegnati su prevenzione e mantenimento in salute? Allora, questa attività è l'attività che facciamo in collaborazione ormai da più di 10 anni con la provincia. È un'attività dove abbiamo dei comuni esterni della provincia di Padova che vengono a fare attività in acqua, appunto un'attività comunque dolce per mantenerli in salute, perché il messaggio che vogliamo passare è quello di fare attività fisica che deve diventare uno stile di vita per prevenire le malattie e per continuare appunto in salute. Giustamente, come hai detto tu, li chiamiamo dei ragazzi, sono giovani, loro si sentono anche giovani, c'è più di qualcuno che viene anche da 12 anni qui da noi. E a breve lo conosceremo. Io so che ad esempio in America Michelle Obama, la moglie del presidente Obama, è molto impegnata su mettere un po' in attività i ragazzi e non solo, perché là c'è fortemente la problematica dell'obesità. Quindi sposa sicuramente un po' la vostra linea, cioè il fatto di prevenire ciò che poi diventerebbe troppo tardi, stando in panciolle, stando sul divano tutto il giorno, poi pian pianino ci si ammala, è così? Sì, questa è la nostra mission, quella appunto di portare lo sport come prevenzione per migliorare la qualità della vita, ma sia dai bambini alle persone appunto di una certa età, come vediamo alle nostre spalle, perché dobbiamo dire che alla fine l'attività fisica è considerata come un farmaco, alla stregua insomma di un farmaco, aiuta anche quello e direi abbastanza a livello fisico, psicologico, socializza. Quindi direi facciamo un'attività fisica, magari proviamo a sentire Artemide cosa ci dice. Confermo e ci aggiungo oltre alle tue parole che è forse sicuramente anche un presidio contro la solitudine, come stavi dicendo tu, cioè si forma il gruppo, ci socializza, si sta sul pullman insieme e quindi poi si allacciano amicizie e la cosa molto importante è starsi accanto oggigiorno, cioè prendersi cura uno dell'altro. Noi a TV7 alle 7 abbiamo parlato di questa tematica più volte. Allora, vediamo se riusciamo a strappare una battuta alla signora Artemide che è qui accanto. Signora Artemide, mi raggiungi un secondo? Cristian, vediamo se riusciamo a intervistare la signora Artemide. So che tutti voi sognate che io faccia un bel capitombolo in acqua, ma per oggi, per il momento, niente. Signora Artemide, da quanti anni lei fa questo bellissimo corso? 12 anni. Ma perché lo fa? Cosa la spinge a venire qui a fare tutta questa ginnastica? Per vivere meglio, mi sento un'altra persona. Lo consiglierebbe? Certo.